Ciao Dom, come stai? Hola, todo bien. Allora, intanto chiedo subito come vanno i microfoni, così proviamo Prova, prova, a prova. regolarli. Esatto, un bel Good caffèino, anche io l'ho morning, bevuto. ovviamente. Io me lo bevo in diretta. Come stai? Bene, Bene, bene. Allora, mi ha fatto una domanda sulla chat mentre ti aspettavo, che mi ha fatto fare un collegamento con una roba che hai spostato tu su Facebook. E che dice Vittorio, mi ha scritto: ho scoperto l'esistenza di una piattaforma che si chiama Criticless, aggregatore di recensioni che fa il suo vanto che siano esclusivamente recensioni da utenti, nessun critico. Come se fosse un vanto, no? E mi è venuto in mente tutte queste recensioni non richieste che ci sono su Amazon, Ah, sì, che beh. tu hai trovato particolarmente esilaranti, no? Cioè, più che altro nell'intento. Ma più che altro, sai, io mi sono immaginato questo Matti 95, che è quello che ho preso di esempio, che tra l'altro, voglio dire, vede anche bei film, perché per carità, cioè, si spertica in capolavoro, capolavorissimo, bellissimo, meraviglioso, genio. Questo è solo il suo livello di recensione, però Certo. cioè, parla comunque effettivamente di ottimi film. Insomma, parliamo di che ne so, Mulholland Drive, insomma. Quindi sicuramente sì, però a me fa ridere quello che accade, che scatta nella mente di questi potenziali serial killer, secondo me, cioè che Amazon ti dice, cioè hai comprato, cioè tu hai comprato un DVD, ma potresti aver comprato anche uno scopino del cesso, no? E Amazon ti dice lascia la tua Ma recensione, sulla e qualità del questo prodotto, non sulla qualità del film. Finalmente vi posso recensire. Oggi, ragazzi, vi parlo di questo film meraviglioso. Allora vi spiego però che se siete stanchi la sera non lo dovete vedere. Cioè, questo ti dice addirittura quando te lo devi vedere, capito? Se sei stanco o no, perché se no non lo capisci, allora te lo spiega lui. Tra l'altro, come ha spiegato lui la trama di Mulholland Drive, non si capisce un cazzo peggio che nel film. Quindi voglio dire, fa anche ridere. Ma cioè, sta frustrazione, no? Di dover finalmente avere un pubblico che ti ascolta. Ma che cazzo ce ne frega a noi? Cioè, Ma è un ma non ce po'. l'hai amici con cui parlare, non ce l'hai amici. È un Cioè, perché questo. po' tu una cosa, c'è cioè una cosa che è cambiata dal passato, no? Cioè, una volta per avere un pubblico, caspita, o ti mettevi con la chitarra per strada, oppure, non lo so, diventavi un attore, un cantante, dovevi proprio impegnarti per avere un pubblico. O Oggi scrivevi su invece. un sito serio, che ne so, cioè scrivevi su, cioè studiavi, ti prendevi una qualifica per fare critica e scrivevi su un giornale. Cioè, perché anche quello ci vuole. Io calcolo quando dissi, fortunatamente, che per fare il critico, le recensioni, allora, le opinioni personali sono libere, legittime, sacrosante e rispettabili, anche quelle in cui non crediamo, no? Quelle che non condividiamo. Però, per fare invece critica cinematografica serve uno studio, una competenza, perché se te dici ho visto tanti film e quindi sono critico, no, perché io pure magno tanto e non sono un cuoco, quindi non c'entra un cazzo. E niente, vanno blastato in 200 perché loro sono critici in quanto capiscono di cinema, ne hanno visti tanti, a loro piace quindi è bello, a loro non piace quindi non è bello. Tra l'altro è No. difficile trovare una recensione sulla qualità, poi, perché sono tutte sul. Cioè, io magari voglio sapere com'è l'audio, se dei dettagli sul contenuto del Sì, sì, disco, sì, sì. e invece sono tutte No, tu recensioni. dovresti dirmi se il prodotto vale quello che costa, se la spedizione è arrivata in tempo, se è arrivata Sì. danneggiata, se cioè questo è, ti hanno chiesto questo, la stessa recensione che faresti appunto dello scopino del cesso o dello scolapasta. Cioè, non devi entrare nel merito Dell'opera d'arte, diciamo. che ti sei comprato evidentemente per te, perché già la conosci o perché la dovevi scoprire, insomma, cioè, Sì, no. soprattutto se parliamo di capolavori, sai già che stai. Cioè. Sì, ma poi sai cos'è? Ecco, parliamo anche di questo. Sono nate una marea di pagine cinema, no? Un po' dappertutto, su Facebook, su Instagram, eccetera, eccetera, che hanno anche molti seguitori. Ma sai, è molto facile farsi il pubblico, non solo parlando o sparlando, come dicevamo l'altra volta, dei film,
delle opere d'arte, no? Dei film noti, cioè avere la voce fuori dal soprattutto coro. sparlando, secondo me. Esatto, la voce fuori dal coro ti porta comunque una serie di frustrati e sfigati che ti seguono, che vogliono fare gli alternativi, e chiaramente stai parlando di un film noto, quindi già ti crei un pubblico intorno. Però anche quelle pagine dove si parla solo di cinema capolavoro, no? Cioè, è facile fare critica così, è facile farsi follower, perché tu posti la fotina di Shining, Però se devo essere onesto. capolavoro, e tutti Ah, appresso a sì. dire sì, bellissimo, l'ho visto. Suspiria, capolavoro, sì, bellissimo, l'ho visto. E si fanno queste pagine di seghe reciproche che però non aggiungono niente, perché non dite un cazzo di cinema. Certo, che poi io in realtà io adesso sto scrivendo, sono un po' bloccato perché sto scrivendo, ho 300 cose da scrivere, sono tutte molto, molto lento. C'ho da scrivere la recensione di Rosemary's Baby e di Cannibal Holocaust, perché sono usciti in un video, e in realtà mi trovo molto in difficoltà a scrivere su di questi film, perché penso, non tanto perché non li capisco, ma mi sento di duplicare qualcosa che esiste già, no? Cioè, nel senso, cazzo, ne avranno scritte di recensioni anche buone di questi bei film, no? Quindi, Ma sai, quello che potresti fare tu, per esempio, secondo me, essendo edizioni anche nuove, eccetera, potresti puntare magari un po' sul lato anche, non dico tecnico Sì, del no, mi viene da libro. ridere perché su Amazon ci sono quelle sul film e sul mio sito poi ci sono quelle sulla qualità del No, ma non prodotto. sulla qualità, No, tipo, sì. però, che ne so, se è una roba tipo comunque, che ne so, facciamo un Midnight da collezione, no? Sulla qualità, per esempio, Sì. dell'edizione proprio, e magari dei contenuti extra, perché normalmente quando rifanno queste edizioni di film ci sono un sacco di extra che, per esempio, nelle edizioni passate magari non erano disponibili, Certo. quindi si Anche può perché appunto puntare da. i 4K o comunque i Blu-ray aggiuntivi contengono, cioè c'è sempre un Blu-ray che lo Sì, ma riempiono sia un zeppo di materiale roba. Aspetta perso che roba nuova, no? Quello si può puntare sulla curiosità un perché attimo, niente, aspetta come un dici tu. attimo. Che è andato. Stai laggando, aspetta, ok. No, perché sennò non si capisce proprio la voce, si interrompe tutta, allora ti fermo. Vai, prova. Sì, dicevo, come dici tu, è stato detto un po' di tutto sui film, quindi effettivamente chi li conosce già, cioè rilegge di nuovo l'ennesimo. Ha influenzato generazioni Sì, di un po' alla registi, solita sì. retorica. Grazie, Etichette, per i 10, benvenuti. No, io poi trovo, a volte riesco a trovare delle cose anche che riguardano anche più sul personale, perché penso che a quel punto l'unica cosa interessante possa essere qualcosa che ti ha toccato a te, cioè perché andare a scrivere di una Sì. roba come Rosemary's Baby, che ci hanno fatto tutti mega studi, cioè. È interessante, per esempio, è interessante calare quella realtà lì in questa realtà qua. Rosemary's Baby, il femminismo, il femminicidio. È interessante questo, visto che è Trovare magari attuale, anche i film che ha influenzato moderni, per cui magari alcuni hanno visto, che ne so, robe come Hereditary, però non sanno che esiste Rosemary Baby, allora magari ti è ecco. piaciuto Esatto. E Hereditary, questa te la rubo, allora, impazziresti per, la no? metto Sì. nella recensione, te la rubo. Beh, Perché c'è in molto effetti la di. dinamica, non vorrei spoilerare perché magari qualcuno non l'ha visto, la dinamica è quella appunto di questo piano sotterfugio intorno a una famiglia, diciamo, per cui Sì, tutte e beh, non è due solo quello, non è solo a livello di storia, in Hereditary ci sono proprio dei richiami visivi, cioè a livello proprio di scenografie, ambientazioni, eccetera, che richiamano fortemente proprio il film, il palazzo, per esempio, dove vive l'amica di famiglia, insomma, che sarebbe poi no, non si può dire niente, non si può No, vabbè, spoilerare, caro. se vuoi spoilerare lo diciamo che stiamo spoilerando, spegnete l'audio. Perché poi c'è questa cosa, c'è questo cortocircuito negli anziani. Cioè, le persone di una certa età dicono: ah, se non hai visto Rosemary's Baby, allora ti meriti che te lo spoileri. Ma se uno c'ha 15 anni, come fa a averlo visto? Cioè, devi dargli il tempo. Sembra, perché tutti siamo molto autoriferiti. Quindi sembra che il tempo sia un blocco che riguarda la nostra vita e basta, non è fluido, invece è fluido, no? Cioè, proprio mentre noi parliamo, nascono e muoiono persone in continuazione, cioè non c'è la generazione, non c'è la generazione veramente, è Sì, una diciamo, falsa. a me sorprende di più quando ho visto da poco, tra l'altro,
uno di questi critici americani, insomma, improvvisati critici che ha la sua pagina, il suo sito, eccetera, che non è proprio un ragazzino, insomma, ci avrà credo sui 35 anni, quindi insomma, diciamo, è a metà del cammin della sua vita, come avrebbe detto Dante, e diceva, praticamente aveva visto Zombie 2 per la prima volta. Cioè, tu hai una pagina, hai 35 anni, fai il recensore dell'horror, il primo film di Fulci che vedi lo vedi a 35 anni ed è Zombie 2 e dici wow, che musiche fighe, che effetti, non è così trash come dicevano in Sì, giro. no, diciamo, adesso ti dico la mia su questo. Intanto ringrazio, grazie Giova per il ride che ci ha portato 51 persone. Benvenuti a tutti, stiamo parlando di cinema, come sempre, il giovedì con Domiziano Cristoforo, regista di cinema horror indipendente, estremo, spesso estremo, diciamo. Non solo, anche performer, attore, eccetera, eccetera. Sì, no, su questo. Sono d'accordo e a volte io stesso penso, cazzo, ma quel film lì lo devo vedere assolutamente perché non posso pensare di avere questa mancanza. Però è vero anche che, per esempio, io ho una filosofia che magari a alcune persone non frega niente. Io se il film non lo trovo legalmente non lo guardo. Quindi per me è molto difficile dire ok, non ho visto quello, io non l'ho visto perché non è mai arrivato. Per esempio, c'è questo famoso film dove rapiscono una ragazza molto violento, non mi ricordo, americano, non è mai arrivato qua. Ah, Megan is missing. Megan, io non l'ho mai Ah, visto. penso che sta in streaming su Prime, però, credo, Forse è cioè. arrivato da poco. Comunque, è sempre stato un film mai pubblicato in Italia e per cui io ho anche difficoltà a vedere i film vecchi, no? Quando voglio, mentre Oddio, invece vecchio, eh? Mi fai sentire vecchio quando dici no, vecchio. vabbè, vecchi, ma Cioè, penso che Megan is anche missing, penso che di nemmeno di 10 anni buongiorno fa, Maria Teresa, credo. ciao Gioba. E sì, e comunque sono d'accordo almeno che devi cercare di vedere qualcosa Qualcosa. di un regista, no? Cioè almeno qualcosa, Sì, se non però hai, se non vabbè, riesci a diciamo vedere Megan is tutto di tutto, missing no, è un fenomeno anche. Sì, però Zombie 2, dai, nel No, no, senso. era per farti un esempio di un film che non è mai uscito, che non lo posso Sì, vedere. Tutti mi però chiedono cosa parliamo ne di pensi, super poi. reperibile. Cioè, per esempio, i tuoi film, comunque, adesso io spero per te che non siano piratati, io li posso vedere solo se me li fai vedere tu, o se me li manda Tetrovideo, o se me li compro. Quindi. Sì, ma che però si trova, non so, c'è stata questa leggenda per un largo periodo che i miei film erano introvabili, non si trovavano, cioè è che a volte mi scrivevano, ancora a volte mi scrivono a me, allora, io non ho profilo Facebook aperto, nel senso che non sto nei motori di ricerca, eccetera, quindi cioè, lo devi andare a cercare, no? Se mi vuoi scrivere. E c'è gente che mi scrive per chiedermi dove posso comprare il DVD, cioè se hai trovato me... Facevi prima A andare trovare il tipo su film. Amazon, non so, e scrivere Domiziano Cristoforo DVD e ti esce dove comprarli. Certo. Cioè, e tu però preferisci andare a Ciao Simo. scrivere alla fonte, che è molto più complicato per dire non si trovano. In realtà tu quello che non trovi è il link pirata, che Sì, tra l'altro infatti stavo per ci sono dirtelo anche io. quelli. Probabilmente intendono che non riesco a trovarlo illegalmente. Sì, ma a me addirittura mi scrisse uno che mi ha detto: guarda, te lo dico chiaro e tondo, io il film tuo me lo sono piratato, e io gli ho detto bravo, che ti devo dire complimenti, e mi fa: non è che, però è solo in inglese, non è che tu avresti sottotitoli da bastardi. Fantastico, cioè, no, fantastico. sei riuscito a trovarti il film, trova tipo i sottotitoli a questo punto, cioè, ma di certo non te li passo io, però, cioè, proprio complimenti. Comunque no, Chris non è una canotta, questo No, no, sono... quella è la sua maglietta di è pelle la mia... umana. this is my Basta che non fai vedere i capezzoli perché skin. non so che policy. Addirittura. Non so che policy ci sono, poi non vorrei che si eccitassero tutti e quindi vorrei che rimanesse una live semiseria. Ciao. Ciao, esatto. Mi hai fatto venire, mi hai aperto. Io non so se sono bravo io oppure ogni volta che parliamo riesco a collegare le cose, perché uno degli argomenti di cui volevo parlare con te, e magari ti Sono i prendo un po' capezzoli. i capezzoli ovviamente, no, no, Ah, parlavamo ok. di sottotitoli e mi è venuto Ah, in mente ok. il doppiaggio, no? Perché la notizia che gira adesso, che è abbastanza vera in realtà, perché non è una cazzata, è appunto l'uso dell'intelligenza artificiale per
per sostituire fondamentalmente il doppiaggio, no? Per cui funziona. Adesso io te lo spiego perché magari tu non segui articoli di tecnologia o cose del genere, magari non No, ti vabbè, arriva. sta roba si sente ovunque, cioè, Si tra l'altro sente. noto anche video su Instagram che sono doppiati da Esatto. dei, come si dice, dei Sì. lettori, Mi insomma. sembra addirittura che abbiano fatto, non l'ho visto ancora, un profilo con Aldo, Giovanni e Giacomo per dire che fanno il loro sketch in inglese con le loro voci, cioè tutto fatto con l'IA. Quindi io la domanda, poi la cosa che ti voglio chiedere è questa, perché io sono. È un discorso che può essere molto ampio, perché a me interessa anche sapere cosa ne pensi. Forse ne abbiamo parlato del doppiaggio. Io preferirei che il cinema fosse in lingua originale con i sottotitoli eventualmente. Tu come sei? Che rapporto hai con il doppiaggio, i film doppiati? Allora, diciamo che è vero che ci sono dei film doppiati che a volte sono meglio dell'originale. Questo sì, ci sono, se chiaramente non parliamo di, che ne so, di grandissimi attori, no? Però è vero che ci sono dei filmetti che quando sono stati doppiati effettivamente rendevano meglio. Chiaramente non è quella il film originale, insomma, è un po' come un libro, no? Cioè, se il traduttore ti fa un ottimo lavoro nel tradurre il libro, tu non stai leggendo il libro originale, ma ti stai leggendo il libro del traduttore, quindi è bravo il traduttore e non l'autore. Diciamo che i film, di base, laddove possibile, andrebbero visti in lingua originale, con i sottotitoli, chiaramente, perché può essere scomodo, può essere un po' noioso per i primi 5 minuti, però poi uno ci si abitua. Perché chiaramente le sfumature Si perdono recitative, delle eccetera, cose. si perdono. Poi addirittura, allora noi per esempio con Teatro Vito abbiamo fatto uscire L'ultimo treno della notte, no? Di Aldo Lado, che è recentemente scomparso. Allora, No, la fantastico. versione, noi abbiamo entrambe le versioni, italiana e in inglese. La versione inglese è addirittura... ha dei testi diversi dall'originale italiano, cioè per motivi di censura all'estero hanno cambiato i dialoghi, laddove si parla per esempio di politica e di chiesa, dando delle responsabilità sociali anche alla chiesa, per esempio in America è stato trasformato in comunisti. Cioè, quindi se tu vedi un film doppiato a volte, rischi anche di Travisare, trovarti diciamo, la storia stravolto il poi. contenuto originale, che non Che è in realtà poco. in Italia io vedo tantissimi film in lingua originale e mi capita a volte di vederli in italiano e in inglese sempre per lavoro. E in realtà noto che succede spessissimo che viene cambiato il senso di Sì, alcune ma scene, questa alcune anche è una chiave. microcensura, eh. Alcune scene anche chiave, per esempio nel cinema horror thriller ci sono dei momenti chiave che lo spettatore dice: ma che sta dicendo? Che sta facendo? Che sono un po' strani. Ecco, a volte sono dei cambiamenti proprio dei dialoghi, Beh, quindi. tu pensa, molti conosceranno, spero, la Tata Francesca, no? Che è una sitcom americana, tu la Sì, conosci? sì, No, sì, 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 sì. ok, che adesso lei è Ma io la portavoce conosco perché dello... secondo me era anche una bella topa, comunque. No, Mazza è Cioè, bellissima, io ero tra l'altro... abbastanza innamorato. No, bellissima, bravissima attrice, tra l'altro ora portavoce del movimento della rivolta degli attori, lei, no? Perché è a capo del sindacato, praticamente. E allora... La sitcom, che comunque in Italia era anche divertente, per esempio, se voi la vedete nella versione originale, quella che è praticamente la zia è la madre e loro sono di origine ebrea e non italiana. Quindi questo cambiamento... Immagino dentro le dinamiche poi della sitcom come che disastro. Sì, ma sai, per l'Italia, sai, perché alla fine questa figura di questa madre troppo liberale, troppo invadente, troppo e non suonava bene, allora la trasformiamo in una zia. Cioè, è comunque una sorta di Sì. lavaggio del cervello, perché nel senso, ricordiamoci che noi vediamo quello che ci è permesso di vedere, perché anche la censura in Italia è stata abolita da poco, mi sembra da 2 anni. Quindi noi pensiamo di vivere in un paese libero, però ricordatevi che fino a 2 anni fa c'era gente, tra l'altro non è che parliamo, che ne so, della Meloni o del Presidente della Repubblica, ma gente eletta da sindacati interni, quindi un prete, un rappresentante delle famiglie, eccetera, che fino a 2 anni fa stava lì a decidere quale film il pubblico poteva vedere al cinema e no. Perché se quel comitato di famiglia, prete,
critico dicevano questo film non passa, il film non poteva uscire in sala e questo non lo vedevate non perché voi eravate liberi di andare al cinema a decidere voglio vedere il film di Trier o meno, ma perché una commissione di gente stava decidendo che cosa era accettabile per il pubblico Quindi o meno. lo Stato ci tratta fondamentalmente come dei bambini o Lo Stato ha dei... l'interesse di filtrare quella che è la cultura, non a caso adesso sembra, leggevo dei dati ieri, che la cultura media si è abbassata, cioè i figli oggi sono meno intelligenti dei genitori, quindi perché c'è un abbassamento degli ultimi 20 anni culturale terrificante, quindi c'è un quoziente intellettivo, una comprensione del testo bassissima, e questo, sai, lo diceva già Pasolini 40 anni fa, quando un popolo è facilmente controllabile, quando un popolo non legge, non pensa, è facilmente controllabile. Questo mi fa Mi ripensare anche rattrista a uno Tutuvis. scrittore che, di cui non mi ricordo il nome, uno scrittore americano, saggista, che fece, credo una decina di anni fa, un libro contro Berlusconi, un libro in America, dove denunciava, sai, in America vanno molto queste denunce contro Trump, contro le Torri Gemelle, contro questo, contro quell'altro. Questo ha fatto una super mega Ciao inchiesta Mirko. contro la figura di Berlusconi anche nel potere mediatico, no? E viene a scoprire che in Italia i diritti del suo libro sono stati acquistati da Mondadori e quindi distribuito da Mondadori. E questo che fa? Si fa un viaggio in Italia per andarsi a vedere nelle librerie la distribuzione del suo libro, perché lui temeva che fosse stato acquistato per essere appunto censurato. E invece, con sua grande sorpresa, scopre che nelle librerie Mondadori d'Italia il libro c'è e anche ben pubblicizzato. E questo perché? Perché il pubblico che legge è già un pubblico che pensa e sa fare le sue conclusioni, quindi non c'è motivo di nascondere il libro, perché questa gente già sa come sta la verità. A Berlusconi interessava il pubblico televisivo, che normalmente si sa è un pubblico meno colto che non legge, adesso non che tutti quelli che vedono la televisione non sono No, colti, però ragazzi, certo. ci sono la maggior parte della gente che vede sempre la televisione, che vede certi tipi di programmi, non è gente che poi va al cinema o che legge libri o che va nei musei, questo va detto perché ormai è così. Io mi ricordo mia mamma quando era piccola mi raccontava che Probabilmente la leggono RAI le recensioni di di Amazon. Amazon. Dico, mia madre mi raccontava che quando lei era piccola la RAI faceva, per esempio, servizio pubblico anche di insegnare a leggere e scrivere. C'erano dei Che anche programmi in cui oggi non farebbe non almeno la comprensione infatti. del testo, perché io spesso mi trovo a discutere e litigare perché viene fatto un uso delle parole proprio cioè molto leggero, cioè senza capire il significato anche delle singole parole che vengono usate. Quindi spesso mi triggero mi arrabbio da solo, poi mi arrabbio con la chat. Perché si fa un uso del linguaggio veramente molto superficiale, secondo me. E questo è legato anche all'incapacità di comprendere il testo, secondo me, il significato. Sì, io guarda, a volte posto robe, però è sempre una rottura di Stai palle, nel cercando senso che qualcosa, secondo sì, stavo perché me. stava, ma diceva come si chiamava Zia Noblo. Assunta nella versione originale, Ah, stavo ok. cercando di capire se come si, no, non era, non so se si chiama, non credo che si chiama Assunta perché era la madre, avevano comunque nomi diversi, quindi non so dove cercarlo per il Sì, momento. comunque, Ma sai, a diciamo. volte io posto della roba pure, no? Cioè, ho scritto ieri o qualche giorno fa sul documentario, cioè come sono cambiati i documentari dagli anni, per esempio, in solo 10 anni, no? Cioè, 10 anni fa si andava al cinema a vedere La Marcia dei Pinguini, oggi vanno al cinema a vedere Unposted di Chiara Ferragni. Cioè, Ho visto che anche il solo. addirittura c'è un documentario su Ilary Blasi su una Sì, piattaforma. Cioè. E diciamo, non è questa è proprio un veramente documentario, è un. l'apoteosi, Sì, l'apoteosi. e sta avendo anche molto successo. Poi a me mi hanno risposto: vabbè, ma che c'entra? Non è un documentario uscito al cinema. Vabbè, ma ormai che esce al cinema? Cioè, non esce Vabbè, le così. piattaforme Quindi sono è. l'equivalente della sala Ora, ormai. Cioè. oramai sì, quindi cioè, non è che cambia perché l'ha fatto Netflix. Netflix ha No, fatto ma anche. rimane comunque il grande dubbio, anche fossimo ai tempi della televisione senza lo streaming. Cioè, perché un documentario Sì, su Ilary soprattutto Blasi? quello, cioè nel senso, Cioè, l'avessi soprattutto fatto perché. sulla non sulla Cuccarini, sulla, come si Ecco, chiama, la Raffaella Carrà, che è stata una delle più sì. grandi presentatrici, ballerine No, ma d'Italia, insomma, aspetta, dell'intrattenimento sempre io ho detto televisivo. la marcia dei pinguini,
film, però 10 anni fa è uscito anche il documentario su Marina Abramovic, quindi voglio dire, ecco, cioè, se me lo fai su una figura di questo peso, posso capire, documentario, cioè documenta, però se mi Chris dici Cronenberg l'avrebbe fatto su se... Sabrina Salerno. Ma diciamo che Ma a almeno modo suo... Sabrina Salerno ha un Ma po' sai, a di modo suo, Sabrina abbondanza. Salerno ci puoi costruire intorno uno spaccato culturale e sociale di Sì. un'epoca, sulla Hilary Blasi pure volendo, però cioè, di che stiamo a Sì. parlare? Di veline e di oggettine, cioè nel senso, alla fine stiamo lì, quella faceva la letterina e si è sposata a un calciatore e deve solo a questo Ma è un po' la sua questo ragione di il essere. mito del, cioè o fai la velina o fai la TikToker o No, ti però sposi sai, un mi hanno scritto calciatore. per esempio anche colleghi, però sono ottimi prodotti. Allora, comprensione del testo. Io non ho scritto che fanno cacare i documentari di oggi, anzi, sono fatti talmente bene che ti intrattengono, ti appassionano e ti spacciano la merda per il cioccolato, perché tu ti vedi, come si dice, questo documentario su Hillary, per esempio, è montato addirittura quasi come un thriller. Cioè, ti tiene, no? Questo sto dicendo, cioè non ho detto che sono fatti male, sto dicendo Sì. che è Sì, male è il contenuto di questi no, documentari. volevo rispondere a Mirko che ha scritto, è giusto farlo anche sapere, no? Che su Sky Arte ci sono diversi documentari interessanti a livello di medio-alto, però io ti dico, personalmente so che Sky Arte sono anni che, insomma, non si sa se resta o se, cioè, non credo che sia tra i canali più seguiti di Sky, quindi No, no, ma mi io hanno fatto penso che notare dietro... anche. Penso che dietro Sky Arte ci siano anche delle persone filantrope filantropiche che lo sostengono, perché questi tipi di prodotti non è che vivono, cioè hanno veramente pochissimi spettatori, quindi fanno No, no, ma mi hanno fatica. fatto notare che anche su Netflix ci sono decine di documentari di cultura, Beh, per esempio sì. sui Beatles, su Ennio Morricone, eccetera. Io sto Sì. parlando però di quelli di successo, perché non nego che ci siano decine di Certo. documentari di qualità su temi fantastici. Come i È che film, ci sono ancora il tantissimi problema è che la film. gente non si sta guardando, però non è al primo posto il documentario sui Beatles, purtroppo per te, ma quello su Hilary A Blasi. me era Quindi piaciuto molto purtroppo. quello sugli Wham, devo dire. Ma ci sono anche dei film fantastici Perché? su. Perché mi aveva fatto capire bene come, boh, quanto sacrificio umano ci hanno messo loro proprio per fare tutta questa cosa. E poi chiaramente, come tutte le star, a un certo punto hanno perso il controllo, tranne George Michael, che in realtà non era almeno da giovane, non era uno scapestrato, cioè non era uno che faceva cose strane, no? Droga. Lo sai, Comunque è chissà, però molto bello, lo consiglio a chiunque, insomma, gli piace un po' anche quella musica lì di quegli anni. Mi è venuta in mente, allora dopo magari torniamo sul doppiaggio a intelligenza artificiale, però mi è venuta in mente una cosa che mi è stata detta in live e voglio sapere cosa ne pensi, perché in realtà la frase generale, la generalizzazione classica che si dice il cinema italiano è brutto, ok? A me non piace perché è troppo 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 generica, cioè vuol dire che è brutto tutto, invece che ci sia un po' una crisi sicuramente, no? Quello... Penso che sia abbastanza evidente, ma per tanti poteri. Tu cosa ne pensi, cioè, della situazione del cinema italiano? Perché io quello che la prima cosa che penso è che comunque il cinema italiano è anche meno, cioè, nel senso, noi siamo di meno degli americani, siamo più piccoli, facciamo meno cose e abbiamo tutti i nostri problemi, però esistono dei film belli, no? Ma a parte che esistono chiaramente, diciamo che è innegabile che il cinema italiano fino agli anni 80, fine anni 80, ha fatto scuola nel mondo ed era un punto di riferimento stilistico e culturale nel mondo, cioè noi esportavamo anche grandissimi talenti, non solo i registi, ma anche Lo attori. stesso argento per farti Ma arrabbiare. sì, Argento, ma anche Fellini, anche Pasolini, Anna Magnani. Valeria Golino è stata l'ultima star che abbiamo esportato. Allora, oggi che cosa esportiamo? Chi esportiamo? Cioè, all'Oscar ci andavano comunque anche dei film italiani. Oggi, cioè, non arriviamo più.
cioè, i film italiani spesso erano quelli più premiati come film straniero. Oggi non arriviamo nemmeno nella selezione del miglior film straniero, cioè ci passi perché è un passaggio obbligato in quanto sei film straniero, ma non si arriva nemmeno più alla candidatura con i nostri film. Cioè, che cosa candidi? Il film di Zalone? Secondo te i problemi quali Cioè, sono? il problema è che però Guadagnino sta lavorando all'estero con l'America, non sta lavorando con l'Italia. Non sta lavorando con noi, è prodotto da Amazon e lavora con l'estero. Guadagnino, dopo Melissa P, la prima cosa buona che ha fatto è se n'è andato dall'Italia e si è messo a lavorare con le produzioni estere. Infatti Quindi, è considerato dai festival grossi, insomma. cioè, c'è una bella differenza. Guadagnino non l'abbiamo esportato, Guadagnino se n'è andato, è un'altra cosa. È È uno uno dei delle la tante fuga dei persone che cervelli, abbiamo. diciamo. Capita spesso, cioè, che oggi che attore bravo abbiamo esportato. Cioè, a me non, ti ripeto, io mi ricordo la Ma ultima. l'esportare attori e registi dipende dalla forza dell'industria cinematografica, no? Dalla forza, da quanto è sana. Ma dipende anche dal talento, dipende anche dal talento. Cioè, voglio dire, ti ripeto, io mi ricordo come ultima Esportato da figura. solo mi fa ridere. Sì, cioè la Valeria Golino è stata l'ultima star che io mi ricordo che ha fatto in America, appunto film come Oltre Rain Man, anche commedie come Hot Shot 1 e 2, eccetera. Oggi che possiamo esportare, chi tiriamo fuori, cioè chi mandiamo a rappresentare come talento Scamarcio. italiano? Scamarcio. Sai, il problema è pure un altro, che il 90, la polemica la tirò fuori, chi era di recente, non mi ricordo, uno di questi attori nuovi, collega di Favino, Scamarcio, Favino, Favino. Favino, che ha detto che nessuno può fare gli L'ha attori, detta un po' male, secondo me. sì, cioè, gli americani non possono fare gli attori italiani. Beh, insomma, io vorrei vedere Favino che fa il ruolo di Brando nel Padrino, per esempio, poi ne riparliamo. Esatto. Cioè, facci vedere tu che cosa sai fare. Però aspetta, quando tutti loro scopiazzano Tarantino nelle fiction che fanno, no? Con la pistola così, fanno i poliziotti e stanno con la pistola così, è figlio di puttana, adesso ti faccio. E tu che stai facendo? La scopiazzatura del poliziotto del Bronx ambientata a Centocelle a Roma, e quello va bene, no? Esatto, perché poi non è vero che si comportano così. Ma non lo so come si comportano, ma comunque ti ripeto, cioè, di certo non si studia su un film, cioè sui film i comportamenti degli altri. Diciamo che un attore non esiste, l'attore giusto per il ruolo si fa attraverso i provini, nessuno vieta a Favino di andare a fare i provini all'estero per tot film e con il suo talento far vedere che è meglio degli altri. Scusami, no, ma tu la Cioè, chat la vedi aggiornata io la vedo aggiornata a alle 15:14? c'era volontà Ok, perché qua mi contendri. si è, qua, nel mio si è bloccata, però se tu la vedi aggiornata meglio. Così Sì, puoi anche credo di sì. rispondere. Se volete fare domande, fate pure. Anzi, fate domande, dai, Fate perché sennò, domande, cioè, infatti. Ma dai, su. quindi, perché secondo me questa roba è abbastanza complicata, cioè. Che cosa non va nella macchina cinematografica, cioè nell'industria, diciamo. Ma diciamo che l'industria italiana ha perso molto con il discorso delle produzioni. Cioè, nel senso, allora, dobbiamo pensare a una cosa. Una volta avevamo dei grandi produttori che non erano solo degli investitori, ma erano comunque persone che, ti piaccia o non ti piaccia, avevano una grande cultura. De Laurentiis, Ponti. Allora, tu immaginati anche chi ha prodotto Cannibal Holocaust, no? Cioè, ti viene un regista con un progetto che è Cannibal Holocaust. Negli anni 80, cioè quando questa roba non esiste, non hai oggi, capito, c'hai tutti questi predecessori, ti dicono, oh, che figata, mi Sì, ricorda è Eli Roth, no? sempre una copia di qualcos'altro. Dove tra l'altro, cioè, tu rischi la galera ad andare a fare quel prodotto. E che fanno? Questo ci investe i soldi, eppure bene, fanno un ottimo film e vanno in galera tutte e due, regista e produttore. No? Bellissimo. Un Fellini che ti dice voglio fare La voce della luna con Villaggio e Benigni. Soldi. Oggi chi ti produce Una voce della luna? Ma chi che ti dicono già Fellini non gli hanno prodotto più un cazzo perché hanno detto questo qua ci manda in perdita. Tutti quando sono Ma è morti. un po' colpa del pubblico anche.
Che non, Po non... poco il pubblico, cioè, il cinema è sempre stato in crisi. Se tu leggi articoli degli anni 70 del Messaggero, ti dicono gli stessi titoli di oggi: cinema sta in crisi con il mercato della televisione. È Cioè, una una volta è lunga colpa della crisi. televisione, una volta è colpa del DVD, un'altra volta è colpa dello streaming, però è sempre colpa di Oggi è qualcuno. Però colpa sta di Ilary sempre. Blasi. Oggi è colpa di lei, magari piacesse avere tutto questo peso, purtroppo no. E diciamo che comunque sono morti. Carlo Conti è morto, De Laurenti, così. Le case, queste società, che sono macchine di soldi, sono passate in mano ai figli o Che agli non eredi in lavorano come generale. genitori. Ma sai che si sono ritrovati questa cosa? Cioè, se uno ha deciso di Se aprire uno la l'ha creata, marinetta, c'è anche un'altra uno forza, ha un'altra. deciso di aprire la falegnameria, il figlio che sognava di fare altro si ritrova alla falegnameria. Non la gestirà come il padre se non ha la stessa passione o la stessa competenza. Senza contare che oggi queste ditte poi sono diventate, queste società sono diventate talmente grandi che non le gestisce una persona soltanto, ma le gestiscono anche le banche. Quindi dietro tutto questo ci sono anche dei sistemi che sono burocratici e basta. Devi ottenere tot finanziamento, devi presentare questo piano di lavoro, devi presentare questo piano di investimento, c'è cioè questo piano di Anche rientro. l'audacia Se dei film poi ne risente, no? Cioè quanto metti questo sono... personaggio, ci giochiamo il pubblico delle famiglie. Se metti questo personaggio, ci giochiamo il supporto Che dell'Opus poi Dei. è il Se motivo metti. per cui Disney sta mettendo latinoamericani, neri, qualsiasi Esatto, cosa. Cioè esatto, esatto. è praticamente non è per questo... La gente dice politica, non è politicamente corretto, è business, è marketing. Allora, ritorniamo tra l'altro al discorso della libertà, no? Io adesso sto in No, questo che mi è piaciuto ragionamento. molto perché la vedi in questo modo, ti rendi conto che la libertà, appunto, in realtà dovrebbe essere poter scegliere. Ma la libertà, ti ripeto, io vivo in un paese dove c'è stato il franchismo, no? Fino a pochi decenni fa, quindi non è che stiamo parlando di un'era perduta. Eppure nella Spagna franchista si facevano i film di Jess Franco. Si facevano film come no, ma come si può uccidere un bambino? In Italia questa roba era vietata, cioè ricordiamoci che Pasolini è finito in galera per teorema, cioè neanche per Salò, ma per teorema, perché era visto come un attacco alla figura della famiglia e noi non vivevamo sotto la dittatura franchista, cioè Secondo sotto la te quanto oggi dittatura. è ancora così? Oggi è Anche se hanno uguale. tolto la famosa commissione censura. Ma stai parlando con uno che fa cinema, ha fatto comunque cinema, insomma, dal 2008 come regista indipendente, il suo primo film l'ha fatto in America. La mia prima produzione americana, io ho girato a Los Angeles, io non ho in Italia, a me mi hanno chiuso le porte in faccia tutti, tutti, sempre. E anche dopo, anche adesso, io non ho fatto mai un film italiano. Dopo 10 anni, io ho fatto 30 film, io non ho una produzione italiana. Non ho mai avuto, e quelle poche che ho avuto non sono usciti mai film perché sono stati sempre o boicottati o mal gestiti, molto mal gestiti perché ti ripeto, per le produzioni italiane, anche piccole, è interessante più fare il film che farlo uscire, perché per fare il film, quando tu ti prendi i famosi finanziamenti, hai una paghetta garantita per tutti. Far uscire il film è un altro sforzo economico che tu devi fare con il rischio che i film possano rientrare. Quindi si producono tanti film che poi non escono perché non c'è interesse nel farli uscire, c'è interesse nel farli perché tu li fai e tutti sono pagati, tutti sono contenti. Ci sono persone in Italia, questi sono dati che non li dico io, sono sotto gli occhi di tutti perché tra l'altro se vi volete informare. I soldi pubblici per il cinema sono anche dei contribuenti, quindi come si chiamano questi piani di finanziamento? Sono documenti pubblici. I film vengono fatti, i soldi pubblici vengono dati sempre alle stesse persone. Tutta la famiglia Izzo, la famiglia Insegno, la famiglia Tognazzi. È È così, cioè questi sono dati. per questo che li vediamo sempre, li abbiamo visti per anni, sempre Il Giro loro. Fracasso, il Giro Claudio Fracasso fa 2 film all'anno, lo sapevate? Eppure li fa, controllate, fa 2 film all'anno, non escono, però si fanno con i soldi della gente. La figlia di Pupi Avati ha fatto 3 opere prime, 3 opere prime, sai che significa? Che Come tu fanno a essere dopo tutte e tre opere prima? la. E ha avuto i finanziamenti per l'opera prima, l'ha avuti più volte.
film prima tre mai volte. usciti, non è uscito nessuno, e questi soldati stanno lì. Stanno lì. Questo Tu è. dopo l'opera prima non puoi Ciao Pasca. richiedere i fondi per l'opera prima, Grazie per i eppure 10. sono stati richiesti e sono stati anche dati, evidentemente si sapeva che sarebbero stati dati, ma soprattutto chi sapeva che la È un figlia po' di Stella triste Adi fa la questa cosa. regista, no? Chi è che conosce Stella Adi la regista? Nessuno, eppure è regista al punto che prende fondi pubblici, cioè. Ovviamente, se mi Ho chiamavano provato così come pagare il anch'io. mutuo, devo riuscire ad entrare in questa cricca e fare il film, tre o quattro opere prime. Sì, beh, sai, tanto se non fanno poi l'opera prima, ci avranno il premio alla cultura, ci avranno questo. Una persona, ti faccio un altro esempio, visto che ho bazzicato in questo ambiente. Sicuramente c'è un cortocircuito in chi eroga questi fondi, però, per esempio. C'è una persona come Bellocchio, che è un grandissimo artista, un grandissimo regista, partecipa a volte a questi bandi pubblici, si prende il patrocinio, restituisce i soldi perché non ne ha bisogno per il suo film. Io feci un bando per un film dove lo vinse lui e lui restituì i soldi perché non ne aveva bisogno. E c'è una grande differenza, c'è una grandissima differenza. Abbastanza, ma mi hai ricordato un rumors che si dice anche sul giro dei doppiatori, no? Cioè, Sì, che è si dice tutto che è un. tutto una cricca che lavorano Beh, sempre loro. basta che leggi i nomi, i cognomi dei doppiatori nei film. Ma tu dici anche in famiglia? Anche i In che figli senso? di figli. C'è sempre. Figli, cugini. Cugini. È un po' come il Cugini, politico. Un no, po' come il politico che trova da lavoro, il lavoro a tutti i parenti. ma sai, allora, vediamolo in maniera ampia. C'è Diciamo anche il che. caso in cui uno semplicemente segue le orme della famiglia, no? E Sì, nel senso magari è che anche bravo. allora, immaginiamoci la famiglia dei Circensi, no? Tu vai al circo, vedi effettivamente questa gente Tipo Frick? che non puoi negare, no? Fricks. I circhi normali, diciamo, quelli fatti da persone che devono faticare, non perché sono nati strani, diciamo, mettiamola così. C'hanno dei talenti in questi circhi, no? Perché comunque camminare sulla palla, penzolare dal trapezio, insomma, un minimo di talento ce l'hai. E poi vedi che sono tutti figli di, nipoti di, parente di, cugino di. Chiaramente si tramanda una tradizione, un insegnamento. Quindi sicuramente anche in queste famiglie di doppiatori c'è questo meccanismo in cui si trapassa a chi vuole, si spera, quindi non con la forza, un talento. Più che altro, ecco quello che dico io, è sempre com'è possibile che a doppiare siano poi sempre le stesse però voci. Cioè, si arrivi poi a scegliere sempre le Che è stesse. un po' come avere l'intelligenza artificiale che ti doppia i film, perché cioè avere sempre la stessa persona che mi fa tutti i personaggi a me sinceramente mi fa un po' Ma tristezza. sai, una volta c'era Lionello, io stavo vedendo qualche giorno fa un film di Buñuel, Il fascino discreto della borghesia, dove c'era Lionello, allora non vorrei dire stronzate, poi co controllerò, però mi sembra che la voce di Rabal era di Luca Lionello, no, di Alberto, scusa, il figlio Luca, di Alberto Lionello, che dovrebbe aver doppiato anche Polanski in Inquilino del terzo piano, se Però non vado gli dà errato. un tono completamente diverso. No, cioè nel senso come lui fa gli accenti addirittura, come doppia persone straniere dandogli quella sfumatura di accento estero, spagnolo, francese, eccetera, con una credibilità allucinante, no? Oltre che al talento del doppiaggio, allora lì si riconosce un grande mestiere, effettivamente. Ti ripeto, poi ti senti magari comunque recitare l'attore nella sua lingua originale, con la sua magari voce anche molto diversa da quella che viene scelta, no? È anche un'altra cosa. Diciamo che. In quasi tutti i paesi d'Europa, per esempio, si parla inglese perché la maggior parte dei film che si fanno in inglese e quasi ovunque si vedono i film in inglese. Quindi, per esempio, in Grecia si parla inglese come seconda, terza lingua perché si vedono i film. Il problema, per esempio, di Spagna e Italia, dove, per esempio, le lingue straniere sono veramente
a livelli dei minimi storici, con il doppiaggio non si parla, per esempio, lingua straniera, non se ne ha la padronanza. E questo anche perché, appunto, vediamo sempre tutto doppiato. Diciamo che vedere i film in lingua straniera sarebbe anche un ottimo esercizio per la testa, per imparare altre cose, insomma. Certo, ma anche io, mi viene in mente sì, un film coreano, si chiama Sisters, con due, insomma Sì, è un sì, sì. thriller molto bello, dove l'ho visto in tutte e due le lingue per vedere la differenza, e io ovviamente poi l'ho visto principalmente nella lingua in coreano, però ecco il modo, la donna che c'è lì, che è una matrigna, ha un atteggiamento, un modo di recitare bellissimo in coreano, che nella versione italiana è stato un po' reso un po' ridicolo, un po' strano. E quindi uno, vabbè, questo è ricollegandosi al discorso che ti perdi delle cose, ma poi anche, non lo so, sentirsi tutto un film in coreano, poi vedere la loro cultura, cioè, è come se lo respirassi, capito? Sì, È il diciamo anche la bello del cinema, no? difficoltà di riadattare magari in brevi battute, sai, magari in coreano per dire basta, non ti sopporto più, si dice ahi no, che ne so, tre paroline, e tu devi mantenere lo stesso concetto in italiano. È normale che questi film O vengano peggio ancora, magari è riscritti. molto più lungo e devi aggiungere cose che non ci sono. Sì, appunto dico, vengono riscritti e manipolati in una maniera allucinante. Io a volte mi ricordo quando stavo facendo The Obsessed in Albania, c'era il truccatore che stava fissato con Netflix e si vedeva tutti questi film Netflix. Io praticamente stavo lavorando al mio piano di lavoro, lui faceva le sue sculture e di fondo c'era tipo nelle case delle nonne la televisione, no? E stavamo su Netflix. Io stavo girato perché non mi interessava vedere i film, sentivo però solo l'audio e li vedevo in italiano. E a volte mi giravo e gli dicevo: ma che è sta roba? Cioè, ma stiamo a vedere un porno? Perché, cioè, tutti i film di Netflix, che era un dramma, che era un horror, che era un thriller, quello che vuoi, le donne parlavano sempre come se da un momento all'altro dovevano scopare. Ah, ma davvero mi stai dicendo questo? Ah, com'è possibile? Quella creatura orribile ci vuole distruggere. Era tutto così. E io dicevo: ma che cazzo stiamo a guardare, cazzo? Ma che No, ma davvero? scusami, queste prove attoriali però ce le devi portare più Ma spesso. quando vuoi, quando vuoi. Uno dei film che mi ha scioccato di più era proprio quello, aspetta, si chiamava? Era uno sulla natura che cambiava in seguito a un arrivo di un alieno e Cioè, tutta la natura, l'ambiente diciamo, della Terra cambiava, no? Cioè. nei pressi di questo arrivo, di Ok. questo alieno, tutto come si dice, sì, è come se si ricreava la vita. E non era manco malissimo come film, ti devo dire. Credo che sia lo stesso regista di Ex Machina. Non era neanche male come film. Alex Garland. Sì, Dovrebbe aspetta, essere. è comunque famoso questo film. Aspetta, ora te lo dico. Vediamo un Magari po' l'ho se è visto, lui. io ormai inizio a perdere pezzi destra e sinistra. Annientamento. Ah, ok, ho capito, Ok. l'ho visto, non è Allora, male. Annientamento, se tu lo vedi in italiano e togli il video. Ste due, quando parlano fra loro che stanno dentro il laboratorio, no? Specialmente dopo Sembra aver un visto quella porno specie. lesbo. Sì, no, ti giuro, veditelo, perché è una cosa allucinante. E che cosa mi stai cercando di dire? Tutto sospirato, tutto con questa Molta vena sensualità. erotica. Sì, ma cioè, alla fine dico, ma stiamo a parlare di una vita minacciata, no? Può E essere sembra che che se la l'algoritmo vogliono. gli abbia detto che devono fare tutto così perché stimoli sessualmente il No, è pubblico. che ti posso dire una roba, è che vedo questa tendenza terrificante, vabbè, la vedo da anni quando mi mandano pure i provini video per i film, e adesso la sto notando anche quando vedo, io non ho TikTok, ma su Instagram mi capitano anche video di TikTok perché li ricondividono, no? Che adesso tipo ci sono gli attori che ti leggono le ricette, cioè ci sono video ricette, per esempio, molto popolari, no? Per fare la torta con tre ingredienti. E magari è stata fatta, che ne so, in coreano o in inglese, e ci sono addirittura dei content creators che te le ridoppiano in italiano per ricondividerle, no? E cioè, e questi pure per fatte la ricetta di una torta stanno per avere un orgasmo. Adesso prendo questi tre cucchiai di cioccolato e li metto dentro questa ciotola. È Tra l'altro una vedi, tu sei un tendenza del attore, no? Tu sei un cazzo. attore, Sì. quindi queste cazzate che fanno loro, ci metti un secondo a farle uguali.
Ma perché uno le fanno tutti uguali e sono usciti praticamente dall'accademia con la dizione ancora nel culo, no? E Sì, quindi è allora tutto. innanzitutto ti impostano la voce così, per dire qualsiasi cosa te la impostano un po' così. E poi ti Certo. parlano così per tutto, cercando di fare attenzione a ogni sillaba perché me l'ha insegnato la maestra. E ti mandano i Secondo provini te, quando recitati si esce così. da scuola di Ma io dizione, non li avrei fatti uscire da scuola, io non li avrei. bisogna Parliamo ripulirsi un che po', sporcare un po' se da. io fossi un insegnante, ma non ti mando in giro a nome mio, ma tu mi fai fare una figura, ma io ti tengo dentro lì a spese mie piuttosto finché non impari come si vive prima di tutto. E purtroppo, io ti ripeto, ho visto, c'è un attore con cui lavoro sempre e non faccio il nome E poi perché infatti io voglio. sono un po' tutti uguali questi tizi Sì, qua. guarda, io gli voglio bene a lui, ci scanniamo su queste cose, ci ridiamo insieme, quindi non faccio il nome perché in realtà non lo voglio screditare. Però, cioè, a volte mi faceva dei shack, no? Che io stavo così con la macchina in mano. Ma che cazzo stai a fare? Ah, perché non va bene? Ma se secondo te va bene, cioè, io se vuoi te la lascio così, poi sono cazzi tuoi, cioè, se la mandiamo in giro così, ma perché? Che c'ha di brutto? Gliela fai rivedere? Oh, minchia! No, 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 perché magari manco si rendono conto che ti Sì. stanno parlando di robe e E ti lì il fanno. problema è quando poi uno invece ti dice bravo, bravissimo, è andata benissimo, no? Che si convincono. Sì, che lo fanno pure. A me c'era un attore con quei due attori, messo un uomo e una donna, separatamente su set diversi, di età diverse, però mi capitò questa cosa, che durante le riprese a un certo punto entrambi li ho visti molto preoccupati, ma al punto che mi sono preoccupato io, sai, tipo, che ne so, gli è arrivata una telefonata, gli è morta la madre, perché proprio un velo di pesantezza allucinante. Io, ragazzi, che è successo? No, è che tu però non so come sta andando il tutto, mi sento frustrato o Ah, li dovevi frustrata, però. accarezzare tutte le volte. Io ho detto, sì, ma perché? Non Erano capisco. È perché abituati. tu non mi dici che va bene. Allora, cioè, ma Non ti se ho io detto sto. che va male, quindi già vuol dire. Ah, cioè, se io non sto rifacendo il take, evidentemente va bene. Se va male, lo rifacciamo veramente anche 50 volte come Kubrick. Ma se va bene, non vedo perché doverlo rifare, no? Ma anche E non non vedo perché vedo doverti. dove. Se a fare il lavoro tuo, ma perché tu a me mi dici bravo dopo che ho finito il Chuck? Pensa Cioè, a me, stop! non mi Nessuno dico. mi dice bravo! No, io ti devo dire a te bravo ogni 5 minuti. Brava la carezzina, come l'hai detta bene! Cioè, no! Cioè, ma cresci, cazzo, stiamo a parlare di una persona, una 50 anni, l'altra 30. No, cioè, posso capire le insicurezze personali? No, non le posso capire, perché sennò non vai a fare l'attore, cioè, sì. non lo so, no. Però sì, c'è questa gente che ha bisogno di queste rassicurazioni su tutto, no? Io credo che invece, ecco, ti devi scontrare con la vita. Questa gente che non ha fatto la gavetta. E io sul cinema, sul teatro, sono straconvinto che va fatta la gavetta. A me è capitato tanto. Io, dopo che ho fatto il mio primo film a Los Angeles, e lo ripeto, a Los Angeles, non quindi a Scurcola Marsicana, l'ho girato off Hollywood, cioè io stavo praticamente nella villa accanto a quella di Adam Sandler. Quindi non è che stavamo facendo un'opera prima proprio in un contesto sfigato. Mi hanno proposto di andare a fare i trucchi su un film sfigatissimo, perché facevo il truccatore, e io ho detto di sì. E il montatore che mi diceva: ma tu, dopo che hai fatto il film a Los Angeles, vai a fare il truccatore sul film di questo che è la sua opera prima? È il tuo Sì, lavoro, era il tuo perché lavoro. preferisco fare quello che andare a fare il cameriere, ma non perché il cameriere ci sia niente di male, ma tra stare su un Beh, ma set che è per quello vicino era comunque una delle all'ambiente. cose che ti piaceva fare, anche tu, Certo, è penso, no? ovvio. E io ho sentito sempre tanta gente che dice: ah, la comparsa io non la faccio, piuttosto vado a fare il cameriere. E bravo coglione. Invece vai a fare la comparsa perché, uno, ti pagano di più, due, stai sul set, stai nell'ambiente che Ma scusa, sarebbe alla la fine tua fare il vita. cameriere non è un po' fare la comparsa, solo che devi portare i piatti dalla parte. Si No, scherza, perché sai, grazie, Chris. mentre stai a fare la comparsa, ma anche solo mentre devi camminare, intanto vedi Aspetta, come lavorano gli ringraziamo altri. Chris, che è l'unico che è oggi, l'unico insieme a Vittorio. Che, no, è arrivato anche Pasqua e Etichette. Grazie, ragazzi. Ah, un altro abbonamento, grazie, grazie. Scusa, devo ringraziare perché. Sì, no, fai benissimo. Anche perché i pochi che sostengono questo canale vanno ringraziati per bene.
Grazie, Chris. Ovviamente. Grazie, Chris. E quindi sai, il discorso è quello di, cioè impari. Io per esempio quando feci anche anni dopo, casualmente è stato un caso perché accompagnavo un'amica, ho fatto la comparsa per questione di cuore di Francesca Archibugi. Non lo volevo fare, nel senso ero andato a accompagnare un'amica che andava lì a farlo, mi hanno detto servono gente, vieni anche tu, volentieri, mi hanno messo un vestito elegantissimo che era due taglie più grosse della mia, quindi mi stavo vergognando come un cane, però sti cazzi sei una comparsa. E io ho visto lavorare Francesca Archibugi e non sai quanto ho imparato da quella giornata sul Pensa. set, solo guardando come lavorava lei. Ho imparato tantissimo, tutta roba che mi sono portato appresso e anche come gestiva la Tu produzione. ti senti uno umile nel tuo lavoro? Cioè, ti sei sentito uno umile o hai anche avuto momenti in cui no, non lo eri? Cioè, pensi che sia No, stato importante per te? non ho capito, scusa, No, se è mi stato chiedevo importante se. per me No, cosa? mi sembra che tu sia stato umile nel tuo lavoro e che questo ti sia servito, no? Cioè, star lì, Ma sai, a cioè, parte non che io guardare gli altri non. solo come qualcosa da raggiungere, ma qualcosa da cui imparare, no? Ma ti dico, no, a parte che non mi potrei permettere di fare cioè, il dio, nel senso sarebbe ridicolo perché non. Cioè, che ne so, magari lo può fare Guadagnino il dio, non io. Io cerco di lavorare bene, diciamo che io ho avuto la fortuna di lavorare con Grazie, Ambra. delle star, cioè, mi sembra che la volta passata hai mandato il Sì. teaser con alcuni lavori. Io ho lavorato con, anzi, mettiamola così: Maria Grazia Cucinotto ha lavorato per me, Ruggero Deodato ha lavorato per me in tre film, Frank La Loggia ha lavorato per me in due film, Lin Lori ha lavorato per me. Insomma, io ho avuto sotto di me delle persone che a volte, quando io al montaggio rivedevo Deodato che recitava nei miei film, e dicevo, cioè, io sto dirigendo Ruggero Deodato, capito? Persone tutte che hanno fatto la storia del cinema, vuoi o non vuoi, ti piaccia o non ti piaccia, pure la Cucinotta, però l'ha fatta la storia del cinema, se vuoi o non vuoi, a modo suo, della televisione, tutta gente di una umiltà incredibile. Venantino Venantini, con i suoi 120 film alle spalle, con Bolognini, con Jean Reno, Carlo De Meglio, con Pasolini, con Fulci, cioè gente di una umiltà incredibile. E io ho sempre cercato di imparare da questi, non dall'attricetta che usciva dall'accademia di recitazione, mi veniva a rompere i coglioni sul set a me, ah, posso avere più battute, questo vestito non mi piace, ma chi cazzo sei? Ma ringrazia che te lo dà, ma un vestito non te lo devi portare da casa, capisci? Perché veramente. Adoro. Ma sai quante ne ho mandate via di persone dai set? House of Fleischmann, che è il mio primo film, quello fatto a Los Angeles, che vabbè ci gioco chiaramente, però cioè, ne vado fiero perché insomma come debutto non è per tutti. Siamo partiti in 22 e abbiamo finito il film in 7 perché quasi ogni giorno se ne andava a far culo qualcuno. Ma ti devo dire, lavoravamo meglio in 7 negli ultimi giorni Quindi che cos'è in cambiato dal primo 22. film agli ultimi film? Come È approccio cambiato tuo? che c'è molta meno gente in partenza. Cioè, fai meno, Così. fai, a, a, diciamo, aggiungi meno persone perché le Allora, ti faccio un scegli con più esempio. cura, diciamo. Transparent Woman, che credo che tu hai visto, mi sembra di sì, con Roberta Gemma. Mi sa di no. No, credevo che ci fosse una recensione tua, però Mi magari mi avrei confuso sbaglio. con un altro Con un'altra recensione di Altro ciarlatano Amazon. del web. E allora te lo do come film, te lo passo perché così te lo vedi. E forse tra un anno avrai la mia Sì, recensione. allora, beh, però ti piacerà in particolar modo perché è un Quantomeno omaggio al non è giallo. recente, quindi anche se lo No, faccio non è tra un po'. recente, è un omaggio al giallo e c'è Roberta Gemma straordinaria che omaggia Hedwig Fenech. E praticamente eravamo in quattro sul set, ossia io, il mio assistente, Roberta Gemma e l'altro attore. Tutti e quattro abbiamo fatto questo film, in quattro. Ma quindi anche le altre mansioni ti aiutavano? Sì, Qualcuno ti perché alla aiutava? fine diventava un'esperienza quasi di una comune teatrale, no? Dove Roberta Gemma teneva a cura la parte, no, perché era donna, però, la parte Sei il solito cucina, ordine, patriarca.
Esatto, cucina, ordine e edizione, perché Roberta ha una testa incredibile, quindi si ricordava esattamente, E avevo non quella è da collana, tutti avevo quella... No. fare quel lavoro lì. È veramente, io per esempio non potrei mai farlo, No, sarebbe la manco io, fine del film. infatti lo faccio fare altri. No, non è vero, mi ricordo tutto pure io, però insomma diciamo che lei spesso mi ha corretto in tante cose e il mio aiuto regia che alla fine mi aiutava a fare la fotografia, mi aiutava a fare insomma tutto quanto. Cioè abbiamo fatto il film in quattro, inclusi due attori, ed è uscito un film onestamente molto bello che insomma... È stato anche apprezzato abbastanza dalla critica anche estera perché non si nota assolutamente né la povertà dei mezzi né che ci mancava qualcosa. E abbiamo lavorato Mi sa d'amore e che ti faccio una d'accordo. domanda un po', insomma, so già la risposta, però la voglio. Ti piacciono i film che sono un po' a metà tra la video arte, cioè quei film che non sono, cioè che non hanno neanche una, non hanno una posizione commerciale in questo mondo, capito? Cioè proprio sono, per cui possono essere come quelli di Andy Warhol oppure delle robe teatrali come hai fatto anche tu. Ovviamente sì, cioè ovvio. Come A me piace come il si cinema, spinge? Secondo te come punto. si fa a spingere le persone però anche, oppure tu dici chi se ne frega, li faccio comunque, cioè ad amare questo tipo di film che non hanno la didascalia che ti dice questo significa questo, cioè sono cose che tu assorbi, no? Che guardi, le assorbi e... Allora, partiamo chiunque faccia un film di un certo tipo, Deve essere chiaramente pollo in consono, eh. partenza lo sta facendo già per se stesso, non lo sta facendo pensando al pubblico. Mi sembra chiaro, cioè, ma anche quando io faccio dei film, ho fatto dei film estremi, per esempio Torment, che tu invece questo hai recensito, me lo ricordo, vero? Confermi? Non lo so, No, ma... manco, no, mi sembra di sì. O comunque ne hai parlato perché credo che sia stato il nostro primo contatto di quello di Torment. ne ho parlato. Ecco, allora, non so se l'hai visto, in ogni caso... Uno non è che fa un film come Torment o come Erotiche, quello però Quello l'ho l'hai recensito. oh, Mi è finalmente, anche ecco, allora piaciuto. parliamo di quello perché almeno Oh. sappiamo entrambi di che stiamo parlando. Uno non fa un film come Erotiche, cioè dove una persona si scopa un cadavere putrefatto Bellissimo. per un'ora di film dove si vede anche il cazzo che entra dentro la carne marcia del corpo. Ecco, tu pensi che Mio io... momento preferito del film, tra l'altro. Allora gli dico, tu pensi che io... Quando vado a fare un film del genere, girando scene del genere, non so già in partenza che questo film non sarà destinato al 99% del pubblico, ma già lo Anzi, so, è sta chiaro. proprio andando in una direzione Ma già che... lo so che non lo vedrà magari nessuno, ma invece, sorpresa, è uno dei più visti, perché alla fine, che ne so, la gente o è malata, o è deviata, o è Mi curiosa, o fa è ridere che lo dici morbosa. tu che lo l'hai fatto. Fantastico. Io per esempio, io i film estremi li faccio, ma io per esempio non li guardo, cioè i miei sì, ma se tu mi dici, ah, è uscito il film estremo A meno che non sia una cosa particolare, no? Che per curiosità dici lo devo vedere, tipo, che ne so, Serbian Film. O... sì, che Serbian Film poi estremo, io ho la mia opinione su Serbian Film, che è tutto fumo, niente Allora, il arrosto, prossimo cioè... giovedì, zitto, non Si dire niente per dissa! favore. Prossimo giovedì, mega dissing a Serbian Film. Un film Ma considerato il più estremo, penso, considerato dal no, pubblico, dal web, non lo so. il più estremo peggio È il purtroppo è mio. considerato Martyrs, che pure lì, Pensa, che in realtà ecco. non è così estremo, Ma anzi. sai, allora, che cosa stiamo, però aspetta, stiamo Cos'è parlando l'estremo? Perché per l'estremo potrebbe essere tipo il bordo della finestra. Se vado oltre è troppo. allora, il pubblico del cinema estremo non considera né Serbian Film né Martyrs film estremi. Questi C'è sono ben di film peggio. chiaramente che sono arrivati al grande pubblico dove normalmente certe cose, già Dario Argento è considerato estremo nel largo pubblico, no? Beh, Quindi alcune immagini. cose splatter anche sono molto forti di Argento. Appunto, quindi questi film vengono perché vengono eletti come top? Perché per un pubblico medio, generale, chiaramente sono over the top, ma il Perdonami, pubblico grazie per il dell'estremo. ride con Sunoe. Benvenuto, grazie mille per il ride. Faccio subito questo talk.
Perdonami, continua la domanda. No, no, tranquillo. No, dico, nella media appunto di una. Bisogna pensare appunto che sono film che sono Sì, arrivati poi un po'. parte da una, cioè, disturbante, estremo. Sono delle cose che sembrano quasi dei limiti che appunto ognuno di noi ha diversi, no? Cioè, anche. Cioè, ognuno ha Sì, sicuramente, però ecco, è quello che ti dicevo io, che chiaramente un artista, un regista, quello che sia, quando va a fare un'opera complicata, lo sa in principio che è così. Quindi io so già che se sbagliato. volessi fare un film molto, come Grazie dire, per il follow, apprezzato da Robby. tutti, dovrei optare su determinate Sì, però storie, su determinate. ci sono, perdonami, grazie per il follow Robby e grazie per il follow i nerd sbagliati e grazie per il ride con Sunoe e grazie per il follow. Benvenuti e benvenute. Perdonami se ti ho No, interrotto. Volevo tranquillo. dire, siamo quasi alla fine. Incredibile come riusciamo a parlare di un sacco di cose, ogni volta anche abbastanza varie, perché non ci siamo molto ripetuti in queste live. Allora approfitto per ricordare a tutti che Domiziano è un regista, performer, anche TikToker, abbiamo sentito prima, perché ci ha fatto la voce, come ci ha fatto Anzi, io dico che la prossima diretta ci impegniamo nel farla stile TikTok tutte e due, però. No, io Quindi non ce la faccio. come se fosse un podcast Guarda, di io quello. dice molti. Anzi, io ti doppio a te, allora, mentre fai ti facciamo, sai, Ah, può quando essere. quelle Possiamo provare. quei documentari dove li senti parlare sotto, ma intanto sopra dicono con un accento O totalmente diverso tutto quello. se Quella no, alla dice. Ghezzi, cioè io proprio fuori sì Ah, fuori che. sì, ma bellissimo, Ghezzi lo Io adoravo avevo, però proprio. c'è stato un periodo che volevo provare a fare le recensioni così, però poi ho detto no, questo si sente Ghezzi, no, per carità, insomma, mai, mai e poi mai. Si sente Stighezzi praticamente. Stighezzi, Si esatto. sente un po' Stighezzi. No, molti mi dicono, ah, Gonz, vai su TikTok perché trovi pubblico, trovi pubblico. Però lì veramente è una piattaforma che ti costringe a parlare in un certo modo, a fare una recita Però sai fondamentalmente. pure sta cosa che ti devo dire, ma alla fine il pubblico, no? Ma anche sti cazzi, cioè nel Bravo, bravo, senso, bravo, sono d'accordo con te. Infatti la allora, mia risposta è quella. con tutto il rispetto del pubblico, che io adoro, io faccio teatro adesso per un minimo di 5 persone, massimo 50. Quindi non stiamo a parlare di grandi pubblici, perché il tipo di performance che facciamo non solo è particolare, di difficile distribuzione, ma perché necessita proprio di un certo tipo di spazio, cioè piccoli spazi dove si può sentire il rumore del corpo, il respiro, i suoni che noi produciamo con determinati oggetti. Quindi questo in un grande teatro si perderebbe. Quindi è già una cosa così. Sti cazzi del 300, 400, 2000 persone, ma chi le vuole? Ma Io sto poi si puntando arriva a veramente pubblico di alle qualità. persone, si arriva veramente alle persone, cioè quando sono così tante, quando sono. Cioè dipende, no? Però non mi sembra Sì, che. ma viva, cioè, C'è una domanda c'hai i voli, per te in ce chat, intanto, ne sono eccomi. due, vedo. Chris, falla perché se no non dire, cioè, Anche falla l'altra direttamente. volta te abbiamo detto, Posso fare fai una direttamente la domanda? domanda. Falla, falla. Anzi, Allora, specifica se è a Domiziano, così almeno. Però no, quello falla l'ho dire. specificato. No, sì, vai. Allora, in realtà già il mio primo film era estremo perché era un porno horror, cioè House of Flash Mannequins. È considerato un porno horror perché ha scene di snuff molto estreme e anche elementi pornografici, cioè genitali in Che vista. poi, Beh. io voglio dirlo, Domiziano è un patatone, cioè non è cioè, la cosa bella è che lui è veramente una persona gentile, cioè non è proprio, capito. sei quasi, posso dire anche se magari non ti piace il tè, è proprio un fricchettone, è sempre nudo, è sempre felice, fa arte, insomma non è, però appunto, questo è il bello, la contrapposizione proprio del tirar fuori anche il lato oscuro, metterlo su una tela, Ma no? sai, io leggo come si dice? Leggo spesso interviste a dei colleghi miei, no? Che dicono dei film, ah, ci ho messo dentro tutta la mia sofferenza. Ma che cazzo di vita hai fatto? Cioè, perché veramente, cioè, ma che t'hanno fatto? T'hanno stuprato da piccolo, t'hanno mandato al collegio delle suore che ti menavano, perché se quelli sono i film che fai, perché hai avuto tutta questa sofferenza, cioè, queste sono pose del cazzo che chiaramente queste persone fanno perché pensano che sia figo farlo, perché lo vedevano nelle interviste degli anni 70 e ci sono rimasti sotto, ma erano altri tempi, cioè, Grace Jones si poteva permettere
permettere di rompere il cazzo al discografico che non usciva dalla sala posa se non c'era lo champagne e la limousine. Oggi ti pigliano a calci in culo se lo fai, perché non c'è tempo da perdere. Sali su quella cazzo di panda e vai a fare il culo a registrare il disco. Quindi, cioè, allora, non te lo puoi permettere. E stanno ancora tutti così, con questa sofferenza. I miei film non rappresentano assolutamente, questo l'ho sempre detto, non mi rappresentano assolutamente. Non c'entrano un cazzo con me. Io non, neanche li guardo i film estremi, appunto. Cioè, a me piacciono i musical, cioè il mio genere di film preferito è Un il giorno faremo musical. anche una live sui musical, Esatto, perché... il mio film preferito su tutti è Cabaret di Bob Fosse. Quindi, per capirci, non è, che ne so, quella villa accanto al cimitero. Quella lo è nell'horror, però in cinema in Ti generale. faccio rispondere velocemente a Chris Cronenberg, che poi chiudiamo e facciamo un po' di pubblicità alla prossima live. Ma diciamo, la mia filmografia non è solo extreme, perché per esempio ci sono film come Museum of Wonders, che è una favola nera, tra l'altro molto felliniana, ambientata in un circo. È un remake al contrario di Freaks di Browning, cioè dove stavolta i razzisti sono i Freaks verso gli umani, insomma c'è questo cortocircuito. Gli umani, insomma, i normali, i Gli cosiddetti umani. normali. Sì. Beh, perché abbiamo anche androidi nel film, quindi diciamo, non sono solo tutti. Diciamo sono freak non solo di natura, ma anche di scelta, no? Ho inserito gente ipertatuata con modificazioni corporee, quindi diciamo Sì. Così che è ritenuto freak tutto quello che non risparmi rientra anche nella. sugli effetti speciali, tra Esatto, l'altro. nella normalità. E quindi ecco, dipende, non ho fatto sempre solo quelli, diciamo come film Beh, dell'estremo. ma scusa, come partenza non conviene iniziare sempre dal primo, anche per vedere come si evolve Diciamo che House of Flash Mannequins, per esempio, è considerato comunque un cult nell'ambito estremo, sebbene non sia il più esplicito, per esempio, come lo è Erotic, però sicuramente è uno dei film a cui io sono più legato e che penso che anche per i mezzi con cui è stato fatto, perché sai, spesso quello che viene criticato al cinema indipendente è anche la povertà dei mezzi, no? Però mi pare ovvio che un film fatto con Quando, 10.000 sì, euro non quando guardi possa questi film essere. devi anche avere diciamo, un approccio un po' più Sì, tu intelligente, pensa che no? un festival col mio terzo film, che comunque aveva già una produzione accettabile, ma stiamo sempre su cifre ridicole, fu passato a un festival in selezione ufficiale in Francia insieme a Gravity. Cioè, e io dico, però come cazzo? Cioè, ma come si fa? Cioè, che tu mi metti Bloody Sin e Gravity in categoria miglior film, però chiaramente ha vinto Gravity, però da una parte ti fa capire come all'estero, per esempio, questo abbattimento di mezzi e costi e production di product value del prodotto non lo guardano, cioè si guarda il film. È la categoria miglior film, io ti candido questo e questo perché badiamo comunque anche alla sostanza, non solo a quanti soldi sono stati spesi per farlo. Però molta gente invece, ecco, ti dice: ma sembra la versione povera di, sembra la versione povera di. Povera sì, cioè ti ripeto, un film un basso costo in Italia per Istituto Luce è stanziato sui 500.000 euro e parliamo di basso costo. Un film indipendente si fa quando ci stanno proprio soldi fortunati con 20.000, quindi ne mancano 480.000 per fare un basso costo ufficiale. Quindi è chiaro che È un si. discorso, tra l'altro, che c'è anche nel tuo documentario, nell'ultima intervista, no? Cioè, bisogna anche valutare cosa si è riusciti a fare con quei pochi soldi. È una cosa che Esatto. fa di più il cinefilo quando poi fa un passo oltre, va a guardare anche come vengono fatti i film, capisce come vengono fatti. Allora inizia a apprezzare anche l'effetto speciale, tipo, mi viene in mente Fulci, non si... come si chiama quello del paperino? Il servizio Paperino o Squartatore di New York, perché il Che Paperino comunque sta il in realtà. prete che cade giù e si scortica, comunque è fatto male, ma è fatto anche bene. Cioè, ha questa doppia anima, no? Cioè... Aspetta, è fatto male, ma l'ha fatto comunque Rambaldi. Non è che l'ha fatto Sì, l'ultimo però magari dei. non ha avuto, che ne so, mesi per farlo. Ma guarda che ci sono all'epoca Però questi film, l'effetto funziona, anzi, è ma in questi film proprio... si sperimenta tantissimo, ragazzi, cioè
Se per esempio tu guardi, ti faccio un passo oltre, uno dei film meno conosciuti di Fulci, che è Il Gatto Nero, meno conosciuti nel senso meno, se ne parla meno rispetto ad altri di quel periodo, che per me è bello tanto quanto gli altri. Non fece gli effetti in questo caso il solito Giannetto De Rossi, ma li fece Prestopino. C'è la scena in cui Dagmar Lassander prende fuoco, che in certi momenti è un animatrone, è uno dei primi animatroni dell'epoca. Ma Oggi ti come è pare pilotato, finto. tipo corde, così? Sì, ma è spettacolare, ragazzi. Cioè, quella roba in quegli anni era avanguardia pura. Avanguardia, sì. E per quello che dico, sai quanta quella, come si dice, Rambaldi facendo quelle prove lì di animatroni pezzenti, come ha fatto anche in Flash for Frankenstein, per esempio, o Dracula Cercasangue di Vergine, Mori di Sete, anche lì gli effetti sono di Rambaldi, c'è cioè quella testa animatronica dell'attore che viene alzata, che muove. Un po' dici finta, però grazie a quegli esperimenti, poi Rambaldi è finito a fare Teen America e vincerci pure Certo. l'Oscar. Quindi, cioè, erano dei pionieri a tutti gli effetti questi film, erano un covo di sperimentazione incredibile. E ti do uno scoop. Comunque inizia da House of Flash Mannequin e Sì, ecco, basta. che vale sia per l'estremo che per il non. E ti do uno scoop che potrebbe essere spunto per prossime cose. Io, per esempio, la mia sperimentazione maggiore come regista l'ho avuta lavorando nel porno, come regista di film porno. Non è un, insomma, diciamo, E allora, per attirare se più conosco tutte pubblico. quelle porno star, non è perché Ah, frequento i locali ok. scambisti, ma è Le hai conosciute sul sì, lavoro, ho diciamo. avuto la fortuna di lavorare, ti dico, con alcune delle donne Quindi più belle del parleremo mondo. prossima live, giovedì prossimo alle 12:30, disseremo a Serbian Film e parleremo dei torbidi segreti lavorativi Ma che sui poi di set torbido non c'è porno. nulla, No, io la metto giù così per per cercare di. creare. Però insomma, diciamo che il tuo amico qua ha lavorato con Sofia Gucci, con Nikita Bellucci, con appunto con Roberta Gemma. Insomma, comunque si è scambiato vari progetti con Rocco Siffredi. Quando è Insomma, che quindi. torni a lavorare nel porno e mi inviti sul set, queste cose qua? Purtroppo non è più un lavoro, nel senso che lì, ecco, lì internet ha fatto veramente i danni. Lì ha fatto veramente i danni. Perché se prima essere pornostar è diventato un'onta, era un'onta, oggi tra TikTok e Instagram, eccetera, è diventato fico dire che sono tutti pornostar, no? Perché si fanno un ditalino, una sega, mettono il video online, lo guardano in 100 o in 1000 e sono pornostar. Sì, perché adesso anche cazzo, ne parliamo la prossima volta, però vedo anche sulle piattaforme così famose, proprio che fai tutto da solo adesso, cioè prendi, fai, cioè ti metti lì, ma anche le coppie, tipo le coppie di sposati che si mettono lì e imparano così, poi non so quanto imparano, nel senso che non hanno il confronto col professionismo, ce Ma l'hanno. sai, siamo sempre lì, è l'amatoriale versus il professionale. Allora, Roberta Gemma adottami, hanno scritto in live. ho fatto l'ultimo film porno con un'alta produzione in Italia. Mi stai facendo sforare, poi io Sì. rischio grosso. No, però Quindi. per dirti che quel film ha avuto un budget di 40.000 euro per essere un porno. Certo. E io non ho mai avuto 40.000 euro per fare un film horror, insomma, quindi renditi conto di che abisso stiamo parlando. Cioè, di cosa significa Ah, ecco, fare da lì film. il porno horror, cioè tu per avere i soldi per fare l'horror hai detto no, è un porno. No, no, semplicemente ho mantenuto quello che era parte del mio percorso, mi sono Sì. Ti mantenuto. sei mutato poi a un certo punto, quindi praticamente hai fatto una mutazione da porno a horror. Ma diciamo che Il contrario di Joe D'Amato. anche il caro D'Amato, beh, D'Amato faceva comunque entrambi, Ah, ma ok. anche Trier, eh? Trier si finanzia i suoi filmoni grazie alla sua label porno, Ma cioè dai, non è che questo non lo sapevo, che segnalanza. la zoetrope di Lars von Trier produce porno, lui fa anche film porno, Wow. Beh, da lui se lo si può aspettare, però. e con quei soldi lì si produce poi film, cioè almeno si produceva, poi non credo che però sì. Allora, io ti devo salutare, però appunto vi ricordo che se queste live vi piacciono, ci trovate qua giovedì prossimo alle 12:30 e appunto la prossima volta parleremo solo di cose estreme e Sì, pornografiche. e comunque sì, Aya, il Giannetto De Rossi, Alta Tensione, mi piace tutto il film, a differenza di tanti che lo dissano.
Vi Ciao salutiamo. Stefania. Vi salutiamo, grazie per essere stati con noi, continuate a seguire il canale, seguiteci, seguite me, seguite Domiziano su Instagram e ci vediamo alla prossima. Intanto ho fatto partire il ride per il Supremo DVD, che oggi siamo un po' in ritardo. Entrate tutti nel ride, bene, ci siamo, grazie Domiziano, alla prossima, ciao. A te, ciao.